Devo cercare di resistere. Di resistere. Sta tranquilla. Ti proteggo io. Confusione di mezza estate. Attacco! Fiocco d'azione! Sono troppi, non ce la farò ad eliminarli tutti! Andate via, brutte creature disgustose! Rassegnati. Per te questa è la fine. Sei spacciata. Fiocco d'azione! Fermo! Meno male. Ora c'è Pam. New Pam Metamorfosi! Chi sei? Che cosa vuoi? Bella domanda. Ciò che posso dirti è che sono un tuo nemico. Molto bene. Interessante. Fiocco d'energia! Cosa? Come osi ostacolare i miei piani? Elettrosiluro! Vieni! Come mai sei qui, Pam? Pensavo che fossi andata all'estero. Ho avuto un presentimento e sono tornata. Credo che i nemici vogliano dividerci per renderci più vulnerabili ed eliminarci. Ora dobbiamo andare a salvare le altre. Sì, andiamo! Dimmi chi sei, per quale motivo vuoi difendere Strawberry? Parla! Vieni via! Presto, correte, mettetevi in salvo! Fate in fretta! Fiocco d'acqua! Ha! Fiocco, immobilizza! No, come facciamo? Sono troppi! Li dobbiamo eliminare! Addosso! Oh, stanno venendo verso di noi! Ora siamo nei guai, Lori! Cosa possiamo fare? Non lo so, tu hai qualche idea per caso? Scappare! Andate via, brutti mostri! Tornate da dove siete venuti! Fiocco d'azione! Tieni!
Pam, che fai qui? Come hai fatto a trovarci? Appunto, non dovevi fare un servizio fotografico? Vi spiegherò tutto più tardi. Ora aiutiamo Strawberry. Hai ragione, andiamo. Oh, certo! Ehi, aspettate un momento, dove andate? Non si pianti, nasce un nemico in questo modo, tornate subito indietro! Ma che cosa fai? Vieni, non devono sfuggirci! Oh, va bene, arrivo! Chi sei? Dimmi chi sei realmente. Per ora non c'è bisogno che tu lo sappia. Non capisco perché sei venuto ad aiutarmi. Sei un amico delle Mio Mio! Rispondi! Che cosa rappresenta Strawberry per te? Vorrei tanto sapere chi sei. Sapere se ci siamo già incontrati prima d'ora. Ti prego, lascia che ti veda in volto. No, non è ancora il momento. E perché? No, non andare via. Ho tante domande da farti. Aspetta, aspetta! Ma che cosa sta succedendo? Non riesco a capire. Strawberry mi appartiene, è solo mia! Sta lontano da lei! Prendi questo! Cosa? Grazie mille, ragazze. Scusa, quello che ti sta vicino chi è? Un tipo molto bello e affascinante. Perché combatteva contro i nostri nemici? Che cosa ti è successo, Gish? Oh? Chi sarebbe quel tipo? Non ne ho idea. Elettro Siluro! Sei più pesante di quanto pensassi. Ma... Mio Barry, adesso vai. Adesso preparatevi! Ho intenzione di punirvi! Ala del cuore! Andarcene subito da qui! Accidenti! Bravissima! Sei stata grande! Sei ferito al braccio! È un graffio. Voglio che tu sappia che ti difenderò sempre. Il mio compito nella vita è di proteggerti. Sono nato per questo. Svanito nel nulla. Non abbiamo scoperto chi è. Un uomo avvolto nel mistero. Che bello! Strawberry! Strawberry, va tutto bene? Ryan. Ti prego, parla. Dimmi qualcosa. Strawberry. Ma come? Sei ancora qui? Non pensi che sia ora di aprire il locale? Sai, Ryan, ho analizzato le immagini del combattimento che Mash è riuscito a registrare. Ci sono molte cose che dobbiamo scoprire su questo Cavaliere Blu. Non è il momento. Adesso archivia il filmato e vieni subito di là. Ma... Fa come ti dico, per favore, d'accordo?
Ma Ryan, che ti prende? Niente. Il Cavaliere Blu è un alieno, su questo non ci sono dubbi. Gli avete visto le orecchie? Sono come quelle degli altri. Certo, ma non capisco perché un alieno dovrebbe intervenire in aiuto di Strawberry. Ecco, vedete, ho come la sensazione di averlo conosciuto tanto tempo fa. Sei sicura? Voglio dire, non è un tipo che si dimentica facilmente. Al contrario, se l'avessi conosciuto te lo ricorderesti bene. Sì, è vero. La sensazione è molto forte, ma forse mi sto sbagliando. Bene, il caso è risolto. Eh? Il Cavaliere Blu non è altri che Ryan, camuffato per non farsi riconoscere. Cosa? Proviamo ad analizzare insieme i fatti. Ascoltate. Dopo che il Cavaliere Blu è svanito nel nulla, è arrivato Ryan tutto trafelato. Strawberry, va tutto bene. Questo prova... Cosa? Che quell'uomo si è nascosto nei paraggi senza farsi vedere da nessuno. E con una velocità sorprendente si è cambiato rivelando la sua vera identità. La spiegazione dei fatti non fa una grinza, ecco come sono andate le cose. Modestamente sono molto più brava di Sherlock Holmes. Scusami tanto se te lo dico, ma mi sembra un'ipotesi poco credibile. Già, secondo me stai traendo delle conclusioni affrettate. Ma sì, certo, è tutta una storia campata per aria. Se siete così brave, allora trovate voi una risposta. Quindi secondo te è Ryan? Che ti succede? Sei diventata rossa come un peperone. Oh, davvero? No, ti sbagli, non sto arrossendo, ma che cosa dici? Ciao, Ryan. Ehi, Strawberry, come mai hai la faccia tutta rossa? Non metterti anche tu adesso! Ma che le è successo, ragazze? Parliamoci chiaro, Ryan. È ora di vuotare il sacco e dire la verità. Sei tu il Cavaliere Blu, su avanti, perché non lo ammetti? Il Cavaliere Blu, dici? E chi sarebbe, scusa? Ma come, non lo sai? È il tizio che ha salvato Strawberry dai nemici poco prima che arrivassi tu. Ah sì? Beh, mi spiace, io non l'ho visto, non so nemmeno che faccia abbia. Oh no, questo è un durissimo colpo da incassare. La mia teoria logica è lampante e non si è rivelata giusta. Ma ti sembra il caso di mettersi a frignare? Tu ce l'hai messa tutta, Paddy, e il tuo starcio è stato davvero ammirevole. Su, adesso basta, finitela, è ora di aprire il locale. Avanti, datevi una mossa. Un giorno sarà lui a proteggerti, ma non è ancora arrivato il momento. Oh, basta! Mi sento così confusa. Perché Kyle mi ha detto quella frase? Non capisco. Strawberry, al telefono! Arrivo, mamma! Che carino, mi ha ringraziata per l'accoglienza dell'altro giorno. Chi mi cerca, mamma? Ma il tuo caro amico Mark. I miei complimenti, hai accalappiato proprio un bravo ragazzo, tesoro. Io non ho accalappiato nessuno. Oh, e adesso esci, per favore. Agli ordini. Sì, pronto, Mark. Ciao, Strawberry. Ti è passata l'influenza? Sì, completamente, grazie. Ora sto bene. Mi fa piacere. Mi dispiace per l'altro giorno. No, figurati, non è stata colpa tua. Ma sia ben chiaro. Cosa? Beh, che la gita non è stata annullata. È stata solamente rinviata. Hai capito? Certo, ok, va bene. Allora, che ne dici di riprovarci dopodomani? Stesso posto, stessa ora. Puoi contarci, ci sarò di sicuro. Grazie mille della telefonata, Mark. A dopodomani. Ok, a dopodomani. Evviva! Ho un appuntamento con Mark! Beata gioventù. Non c'è nessuno? Oh, arrivo! Chi era quel tizio? Da dove è saltato fuori? Anche se lo sapessimo non cambierebbe nulla. Il nostro dovere è di eseguire gli ordini che ci impartisce Profondo Blu, cioè liberarci dalla presenza della razza umana. E questo è il compito che noi abbiamo sulla Terra. Toglimi una curiosità, per caso hai avuto modo di vedere Profondo Blu? No, e non capisco il perché di questa domanda. Allora te ne faccio un'altra. Ti sembra giusto prendere ordini da qualcuno che non si fa vedere? Qualcuno di cui conosciamo solamente la voce? Come? Perché Profondo Blu non ha mai aiutato la nostra gente costretta a vivere in un ambiente inospitale con un clima rigidissimo? Cosa vuoi insinuare? Da come stai parlando, sembra che ti auguri la fine del nostro popolo. No, al contrario. È solo che di carattere io sono uno che crede soltanto a quel che vede con i suoi occhi.
Dove vuoi arrivare? Non sappiamo che aspetto abbia Profondo Blu. E adesso all'improvviso entra in scena il Cavaliere Blu, un personaggio misterioso. E se fossero la stessa persona? Che ti importa? Perché ti fai queste domande? Ciò che conta è sapere chi sono i nostri nemici e sapere che bisogna eliminarli. Su questo sono d'accordo. Sì, ho preso nota! Un frappè alla vaniglia e una sfoglia ai lamponi. Avverto subito la cucina! Hai notato come si sta impegnando oggi? Ecco a voi una crepa! Rispetto a ieri sembra un'altra persona. Già, chissà che cosa le è successo. Subito! Mi piacerebbe tanto saperlo. Senti, Lori. Fammi indovinare, vuoi svolgere una piccola indagine? Allora sei pronta a darmi una mano, Watson? Su, dai, Mark, arriva. Sono impaziente di partire. Oh. Ma quello sembra Ryan. Ehi, un momento. Forse mi sta seguendo per proteggermi. Ciao. Ehi, ciao, Mark. Beh, come va? Benissimo, grazie. Scusami se sono un po' in ritardo. Allora, dove mi porti di bello? Al Luna Park. Harry, ma che hai fatto? Ho inciampato! E in che cosa, scusa? Lascia perdere. Su, andiamo. Mi è venuta sete. E a te? Sì, un pochino. Tu aspettami qui. Vado a prendere un paio di bibite. Va bene. Oh. Non capisco. Ovunque mi volti vedo Ryan. Strawberry. Oh. C'è qualcosa che non va. Cioè, che vuoi dire? Beh, ecco, oggi sei un po' strana. Tieni. Grazie mille. Forse non ti sei ancora rimessa dall'influenza. No, sto benissimo. Sono solo un po' soprapensiero, scusami. Stai per caso pensando a Ryan? Ma cosa dici? Chiamalo sesto senso, qualcosa di simile. No, Ryan non c'entra affatto. Lui è solo un collega di lavoro. Mi sono fatta molto male. Paddy, che fai qui? Paddy! Eh? Sei tutta intera? Lori! Ragazze, voglio una spiegazione. Perché mi state pedinando? In questi giorni sei molto strana e non negarlo, perché anche tu sai che è così, Strawberry. Quindi, per scoprire che cosa c'è dietro al tuo comportamento, Lori e io abbiamo indossato i panni delle investigatrici. Vedi, Strawberry, oggi sei molto diversa dal solito. Ti prego di scusarmi. No, non è il caso. Non ti devi scusare con me. Sento che c'è qualcosa che ti preoccupa. Anche le tue amiche se ne sono accorte. Faresti bene a parlare con loro. Forse hai ragione. Io vado a casa da solo, tu rimani pure qui. Grazie, Mark, e scusa ancora per oggi. Basta, smettila di scusarti. Ciao, ti saluto, ci vediamo presto. Ciao. Ma sei sicura di non voler andare con lui? Ti abbiamo rovinato la giornata, perdonaci. Voi non c'entrate. Il vero problema sono solo io. È tutto il giorno che ho in testa un pensiero fisso, un pensiero stupido che non mi riesce di cacciar via. E anche Mark se ne è accorto. Poverino, non sono stata carina con lui. Un pensiero fisso, dici? Di cosa si tratta? Continuo a pensare al Cavaliere Blu. Ho la sensazione, anzi, sono sicura che sia Ryan. Cosa? Sei più pesante di quanto pensassi. Sei più pesante di quanto pensassi. Dicevo, ragazze, che la mia teoria era fondata. Ma per quale motivo Ryan dovrebbe mascherare la sua vera identità? Questo non lo so, neanche io riesco a spiegarmelo. Ad ogni modo, per il momento, non diciamolo a nessuno. Va bene. Ciao, a domani. Continuerò a svolgere le indagini da casa. Oh, è ancora presto. Quasi quasi faccio un salto al caffè. Ecco fatto.
Si comincia. Ciao. Non ci sono le altre? Le altre? No. Perché mi guardi così? Ho un'idea. Che ne dici? Ti va di venire al mare con me? Sto arrossendo.